Buongiorno a tutti, eccoci qua con un nuovo video del mio acquario marino. Oggi sono qua per aggiornarvi su come sta andando il mio acquario e adesso vi spiego subito. Allora, partiamo con i coralli. Come al solito abbiamo questo, i due zoanthus che come vedete là sopra si sono ampliati molto, stanno crescendo di nuovi, anche qua. Adesso stanno tutti spolipati perché io ho appena dato cibo. Come cibo utilizzo questo, Coral Food. Niente, per il resto poi abbiamo il fungo. Che anche lui è tutto spolipato, sta mangiando, si sta alimentando. E come vedete, sicuramente dall'ultima volta notate la differenza che ci sono molte più alghe. Questo perché ho aumentato il fotoperiodo e infatti da 8 ore di illuminazione al giorno sono passato da 12 ore. E 12 ore ci sono passato perché diciamo che il fotoperiodo consigliato, per questo appunto ho deciso di illuminare la mia vasca per 12 ore. Ovviamente le alghe sono aumentate, come potete vedere, proprio per l'illuminazione, ma comunque sono alghe da maturazione, quindi penso se ne andranno via presto. Poi metterò qualche detritivoro, quindi mi aiuteranno sicuramente. Ho preso anche una stella marina, che come avete visto nell'ultimo video, però adesso è nascosta, non so dove sia. Sì, è nascosta sotto la sabbia. Vabbè, fatto sta che comunque mi sta aiutando molto a tenere la sabbia pulita. Infatti, come vedete, la sabbia è pulitissima. E sono molto contento di averla presa perché dà veramente un buon aiuto. Per il resto lo skimmer, come al solito, schiuma e la tunza schiuma sempre. E il termoriscaldatore è praticamente ricoperto da alghe, infatti uno di questi giorni gli do una bella pulita. E niente, questo è come procede l'acquario. Se avete domande per qualsiasi cosa, scrivetemi sotto i commenti, appunto, qualsiasi cosa che io cercherò di rispondervi. Grazie a tutti per la visione e buona giornata.